Ebbene amici e fratelli della congrega, 93% di batteria, mezzanotte 47 di questo fine aprile. Fra un paio di giorni si festeggerà, sì, fra un paio di giorni si festeggerà il compleanno di Al Pacino. Ah, prima freddura, Festa della liberazione. Liberazione da cosa? Parafrasando Jena Plissken, detto Snake, l'originale di Fuga da New York, da non confondere con Fuga da Los Angeles. 1997, Fuga da New York, Escape from New York. Chi vi sta parlando è John Rambo, no, è l'autore di Prince of Darkness, tradotto da me medesimo di persona, parafrasando Totò, anche in English. Ora, che vi posso dire? Ho inserito una clip di Caro Diario, un film a me molto caro, con un bellissimo omaggio nel primo episodio, perché è suddiviso in tre episodi, a Pierpaolo Pasolini. Poetico, commovente, sì, struggente. È un film graffiante, un film che profuma di autenticità. Avete mai letto Ragazzi di vita di Pasolini? No. Scusate, voi che combinate e frittate, devo mangiare proprio una frittatina. Il Sol dell'Avvenire. Nanni Moretti si è sempre scagliato con violenza, ma con veemenza, contro le scene violente. Tutta la sua Manfrina, addirittura gli interventi dei realmente esistenti Renzo Piano, Corrado Augias e Scorsese non compare ma viene citato. Scatta la segreteria telefonica. Chissà se lì a Cannes presenteranno quasi in contemporanea lui, Nanni e Scorsese, i loro film. Killers of the Flower Moon all'ultimo minuto sarà in concorso, adesso è out of competition, non gareggerà. Quindi per la Palma d'Oro, che Nanni Moretti vinse, secondo me, un po' immeritatamente, un bel film, ma non da Palma d'Oro, per La stanza del figlio. Ora, Eoli, pioggia di sangue. Di John McNaughton, che fu assai criticato per la sua seconda prova registica, Mad Dog and Glory, da noi, divenuto questo titolo, Lo sbirro, il boss e la bionda. Una commedia dolce amara con un De Niro nella parte del gangster, no? In controruolo, diciamo, uno dei primi ruoli brillanti dopo Midnight Run di Martin Brest, prima di mezzanotte, da non confondere con Fuga di mezzanotte di Alan Parker, con cui De Niro girò Angela Hurt, Ascensore dell'inferno. Ora, non perdiamoci in chiacchiere. De Niro, che ha sempre amato comunque la commedia, poi ha interpretato anche dei comedian, inedito da noi di Taylor Hackford. Non è male, ha delle atmosfere alla Woody Allen, con la bella Leslie Mann, con Danny DeVito, con Patti LuPone, che recitò già con De Niro in City by the Sea, Colpevole d'omicidio di Michael Keaton Jones. Erano annate particolari per De Niro in quel periodo. Uscì con Lo sbirro, il boss e la bionda, col Frankenstein di Mary Shelley, di Kenneth Branagh, prodotto da Coppola, e con Voglia di ricominciare, This Boy's Life. B-O-Y, apostrofo S, genitivo sassone, sapete? E quelli che scrivono la director cut, il genitivo, e poi fanno i tipi duri. Sono dei ragazzini, classici ragazzini che hanno vissuto, forse stanno ancora vivendo, un'adolescenza difficile. E quando c'è qualche dissing, no? Qualche dissidio, no? Quando avviene una discrepanza fra loro e quasi loro coetanei, si affidano a Wikipedia, estrapolando concetti anche psichiatrici, affibbiando patenti. Ti dico io chi sei, ho controllato, tu corrispondi a questa diagnosi. Sì, ma questa gente, questi ragazzi non corrispondono a psichiatri.
e non corrispondono forse ai canoni imposti loro a genitori imborghesiti dopo il 68, dopo che amarono forse Nanni Moretti per Eccebombo, per Io sono un autarchico, ma dimenticarono tutto. Pensarono che il benessere nasce dall'appianare anche i dilemmi esistenziali, le rabbie positive, non le rabbie alla Rambo. Come sostenne Stallone, Rambo è la versione cattiva di Rocky. Ma questo è un altro discorso. Cobra doveva essere un franchise, chissà se Stallone realizzerà dopo tantissimi anni il sequel, ma non andò benissimo ai botteghini, divenne un cult movie reazionario, orribile cinematograficamente parlando e ideologicamente intendendo. Vabbè, comunque, Nanni Moretti, partiamo da questo. I ragazzi hanno voglia di vivere, hanno voglia di amare. Quello che manca a questa società, dove tutti si imbellettano, e non voglio fare il moralista, non voglio pontificare, e stavo dicendo, non voglio ma questo ponte, nello stretto di Gibilterra, no, di Messina, lo costruiranno, perché dobbiamo unire, no? La penisola all'isola, la Sicilia, ma questo è un altro discorso, non voglio pontificare anche se Nanni Moretti realizzò Habemus Papam. A quanto pare gli è piaciuto The Father, no? Il sabò, la sua invettiva, la sua filippica. Perché non critica anche Maria De Filippi? No, ecco, questi programmi buonisti, amici, amici. Non mi è piaciuto questo finale buonista, retorico, consolatorio, quasi ricattatorio, come diceva Nanni Moretti. Questo è cinema ricattatorio, prendiamo The Whale, che molti di questa nuova generazione hanno amato, di Darren Aronofsky, io ho detestato. Sì, mi sono commosso in molte scene, però preferisco The Wrestler, preferisco Il Cigno Nero, anche se è un film, anche quello un po' furbo. Preferisco Requiem for a Dream. Questo è cinema ricattatorio. Che cos'è il cinema ricattatorio? Allora, Mare dentro, Mar adentro di Alejandro Amenábar è cinema ricattatorio. La storia di un uomo interpretato da un bravissimo Javier Bardem, che finisce sulla sedia a rotelle, diventa un grande poeta, ispirato a una storia vera, ma non è mai patetico, non è un cinema dove il personaggio si piange addosso. Ecco, quello non è del tutto cinema ricattatorio, mentre in The Whale, questa pancia finta, sì, è vero, fra l'altro Brendan Fraser, oscarizzato ingiustamente, meritava Colin Farrell, dai, siamo sinceri, per The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh, regista di Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Per dirla alla Sharon Stone, quando presentò i Golden Globe, poi fu candidato anche all'Oscar, vinse Frances McDormand, bellissima quella voce, trovate ancora la clip su YouTube, quando Sharon, adesso anche lei si espone su Instagram, si mette a piangere per la morte del fratello, ma non deve esporre i suoi drammi esistenziali, non ce ne frega nulla, Sharon. Ecco, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, era una donna ancora lì molto eccitante, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, e quando pronunciò quel Missouri, ecco, me lo misurai, mi divenne lungo come quando aprì le gambe in Basic Instinct, ma questa è un'altra storia, l'upskirt. Ora, dicevo, sto cazzeggiando, infatti, cazzoni. Lo so, ce l'avete piccolo, quindi siete cazzoni a livello metaforico. Pubblicherò questo commissario Falò, quasi quasi vorrei citare anche il detective Michael Douglas, accusato di essersi ammalato di cancro, cioè è vero, aveva i soldi e miracolosamente si è curato, tra l'altro grande amico di Danny DeVito, no, conosciuto su quel set, quel film Robert Zemeckis. All'inseguimento della pietra verde, il gioiello del Nilo, cioè, non confondere con Assassino sul Nilo, citerò Hercule Poirot. Comunque, scusate, c'è un'interferenza. Chi è? Sono Scorsese, ma veramente mi chiamo Scorsese? No, in Basic Instinct, stavo dicendo in Sharon Stone. Sì, in Sharon Stone,
C'è tutto, c'era tutto di perfetto. Il culo non era il massimo. Hercule Poirot. A volte mi piace essere scherzoso come Pierrot, non confondere con Charlot. Diciamo che nell'immaginario collettivo dell'italiano medio, Pierrot e Charlot sono la stessa maschera pirandelliana, no, di Charlie Chaplin. Ora, uomini da uno, nessuno, 100.000, dicevo. Le maldicenze, le malelingue. Beh, la lingua di Michael Douglas, il cunilingus, praticato anche a Sharon. No, Catherine Zeta-Jones, ma era sposato, quindi non andava più con le donne, perché, ecco, vedete, queste dicerie. Avete presente? Quello è il Papa, no? No, no, è un prete, Philip Seymour Hoffman in The Debt. Non confondere con la band musicale No Doubt. Comunque, io ci darei dentro con Gwen Stefani. Sì, non sono un martire come Santo Stefano, scusa. Dice, insomma, è vecchiata però, è buona quella. Una bella bionda, non male anche quella cantante, blonda. Vabbè, adesso, a proposito di bionde come Sharon, dicevo, ecco, lì Philip Seymour Hoffman, scusate, sto anche mangiando. Mangiando viene il cantando, come dico io. Quindi Nanni Moretti sapeva che il film sarebbe andato bene e canta con Noemi, insomma, nel sol dell'America. Dicevo, io vi mangio vivi. Uomini, beh, a proposito di Anthony Hopkins, demenza senile, The Father, grande psichiatra, in Silence of the Lambs, Little Letter, Little Letter, Little Letter. Ora, cari uomini, che non siete enfant prodige, come Jodie Foster, che non ama gli uomini, è lesbica comunque. È lei quella bambina della pubblicità Coppertone. Si vede tutto il culo, a me era una bambina però. Non fatemi la fine di Riccardo Scamarcio con Charlot, no Charlot, ecco Pierrot, Charlie Chaplin. Charlot, la ragazzina di 3 piani. Fra l'altro, ieri ho visto in streaming. Ho rivisto i streaming 3 piani quando lo davano sulla Rai, ma perché? Allora, perché Nanni Moretti è andato da Fabio Fazio sia per presentare 3 piani che per, diciamo, concedere questa interview a Fazio per l'appunto in merito al Sol dell'Avvenire, Rai Cinema, la Rai. E quindi per fare un po' di pubblicità al film, già ne è stata fatta molta. Comunque anche Radio Capital, però insomma, gente di sinistra, dare a Bignardi questa cacciolla che mangia troppe cacciotte, dovremmo dimagrire quello. Ecco, sì, la mia vita è una tragedia. Stasera sono uscito e lì a Imola sono rimasti impietriti quando hanno ascoltato estratti da me recitati. Ecco, c'è stato un minuto di silenzio religioso. No, sono rimasti allucinati. Mi ricordo tanti anni fa, fui inguaiato, sì. Quando provai a esternare chi ero, addirittura fui aggredito dalla sorella di uno che mi prendeva per il culo pensando. Io non capissi la realtà, ma se io sono quella che sono, tu sei quello che sei. Io le risposi: senti, Ruffiana, cioè puttanella del cazzo, tu sei da scuola Rubiani, con che cazzo pensi di avere a che fare? Dicevo, ecco, dovete stare attenti a leccare la figa. La figa. La sfiga. La FIFA. Ha. Ecco, si dice che Michael si sia ammalato perché leccava, dai, leccava forse troppo gelato, alla stracciatella, gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Salad, che cos'è il salad? È quello zuccherato quando la donna come Sharon apre le gambe. Non andava con Michael Douglas, andava con Paul Verhoeven, questa è la verità. Mica tanto pollo questo. FIFA, Arena, Totò. A me piacciono i polli, polli hamburghesi, anche dell'Arena. Arena.
Mi piace anche la canzone Renato, Renato, Renato. Na, 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 na. Poi un altro mi rispose: senti, allora tu ti sei arenato, sì, ti sei arenato, ma ci si può arenare, poi si può rinascere, allora uno diventa rinato, da Renato diventa rinato. Poi va in bagno, poco fa io ho urinato. In passato fui poco caghetto, diciamo. Insomma, vedo questi ragazzi, ragazzi pieni di vita, però diciamo che le ragazze giocano poco con l'uccello, stanno sempre col cellulare in mano. Vengono poi imboccate da insegnanti che sono già corrotte sessualmente queste. Secondo me vanno col preside. Vanno anche, insomma, con tutti questi professori per l'appunto della minchia, fanno carriera. Ne racconto un altro. Un cazzo di psichiatra di merda mi fece una diagnosi dicendo che io sicuramente ero troppo intelligente per stare al mondo, quindi mi definì socialmente pericoloso. Fui preso, diciamo, in assistenza, già, fui assistito socialmente da quella che, diciamo, stava praticando con lui, diciamo, l'apprendistato. Era una stagista. Probabilmente adesso, già all'epoca guadagnava parecchio. Dopo avergli ciucciato l'uccello, io mi stavo riducendo come quello che gli funziona l'uccello. Poi non va più, che come dice Jack Nichols, qualcuno va solo il cuculo, non date nessun medicinale, altrimenti ecco che me la mosci. Adesso, beh, deve averlo succhiato a questo qua. Adesso guadagnerà 30.000 euro al mese, no? Insomma, sì, in passato fui talmente geniale, già 14 anni. Scusate, ho tossito, stavo eruttando di rabbia, no, eruttando e basta. Dopo andrò anche a scorreggiare. In passato mi hanno voluto anche scoraggiare, dicevo. Sì, quei medicinali, hai preso la medicina, il floxeren, ne ho conosciuti i poveri, ecco, stavo dicendo, idiota, imbecille, uno che non si è mai ripreso, purtroppo, i genitori volevano che facesse, diciamo, lo scemo, qual è rimesto, no, un liceo classico, poi si è diplomato privatamente, e adesso viene ancora imbocchetto, medicinalmente, diciamo. Tempo fa mi disse questo qua, lo rividi, è rivedibile, ma mi disse: beh, sai, io vivo per l'arte, ma diciamo che questo è già morto completamente. Poi mi disse anche: sai, non riesco neanche più a farmi una siga, però insomma, quando vedo un vin di pupi avati, infatti siamo in quella zona lì, e questo è molto più giovane di Pupo. Però adesso esce, c'è anche Gabriele Levi, è morto vivente quello. Ha fatto bene il grande Tieca Patan, tuono, dai, che dopo il regalo di Natale e qualcos'altro ha detto Pupa. Comunque non male, Tieca Patan tuono in quel film, è di Pupo, quello come si chiama, quello Ultimo Minuto, quello. Lì c'è anche Granduca Tognazzo. In passato mi ricordo anche di un'altra offesa che ricevetti. Stefano, hai visto i film I Mostri? Tu sei un mostro. Un mostro? Beh, molto credibile, diciamo, come offesa. Se viene dalla bocca di uno che fra l'altro questa non è come questa, diciamo, questa qui che vi ho detto, questa psichiatra. Questa neanche dal marito l'ha presa, che il marito era un sottoproletario del cazzo. Diciamo che non ha mai raccontato la verità ai figli. Si è spacciato pure per intellettuale, per giornalista. Era un messo. Sì, il portandino, quello che porta le lettere. Perché non sa. Non. E questo è bello, però. Non sa neanche scrivere una lettera. Dato Topo e Pino alla mala femmina, ho detto tutto. E stavo sposato, forse sposato ancora, con una femmina, no, non so, ma che. Con una racchia, che però, un laureato in lettere. Vi ricordate il grande Dante Cruciani, Totò, dei soliti ignoti?
Ci mette mezz'ora il personaggio Vittorio Gassman a fare la firma e lui l'ha studiata, no? Dice, uomo di lettere, poi fa uno scarabocchio, sei stato in Cina? Il famoso mito di Fu Cimin. E risponde Mastroianni, no? Ma era cinese. Mastroianni, quella, insomma, la dolce vita, te e mezzo, fellini, no? Mi consiglio il culo di Polly Walker, non il culo Poirot, è quello di Sharon Stone, che non so. Culo di Polly Walker nel film Otto donne e mezzo di Peter Greenaway. Io sono un po' come Peter Pan, non sono mai cresciuto, diciamo. Quello era già cresciuto a 14 anni, infatti volevano castrarmi. Sì, volevano ridurmi come Buffalo Bill. Ma in quel film Silenzio degli Innocenti se la fa l'operazione. Perché poi se, diciamo, al posto del Cidone, come dicono i meridionali, c'è tutta la figa depilata. Forse poteva piacere a Jodie Foster, non gli avrebbe sparato nelle panne, no, in mezzo alla cap. Che posso dire? Questo commissario Falò, diciamo, sarà una strunzetta. No, sarà un film geniale. Allora, quando avviene una coincidenza, è una coincidenza. Quando avvengono due coincidenze, sono due coincidenze. Non c'è due senza tre, sono tre coincidenze se avviene la terza. Quando ci sono troppe coincidenze, allora significa che io sono stato veramente precognitivo. Avevo predetto tanti anni fa la mo, vabbè, questo ve l'ho già detto. Predetto, ve l'avevo già detto, no? Vedete, voi non sapete usare l'italiano, non siete uomini di lingua. Io ho visto anche quel film, L'amante bilingue. Io sono un linguista, sono uno che ama le lingue nello scoglio. Attenzione, usate con alcune donne soltanto la lingua, perché altrimenti prenderete lo scolo. Quando andate in bagno, anche se pisciate e basta, ecco, dovete scolare la no, scrollare, ecco, altrimenti. Insomma, vedo tanti ragazzi che non sanno che fare, si iscrivono su TikTok, ma non voglio fare del moralismo, dicevo. E stanno lì, si guardano, si attaccano. C'è questo cyberbullismo, te l'ho messo nel culo, l'hai preso tutto dentro, vingo io, non vinceranno proprio un cazzo. Gli anni passeranno, arriveranno, diciamo, a essere come Brad Pitt, senza essere Brad Pitt, di Tree of Life, di Malick, e poi guarderanno il nuovo film di Malick e penseranno, ma questo si è ringoglione da forti, però fa tutte queste riprese National Geographic, che anche quel film lo vede a Venezia, To the Wonder. L'unica cosa meravigliosa è quel pezzo di fogone che si vede. Vabbè, per la donna c'è Ben Affleck, che comunque anche quello. Io non mi sarei fidato, diciamo, a rimettermi con Jennifer Lopez. Sì, vabbè, quella è il culo assicurato, che poi, insomma, tutto questo culo, cioè, uno che ha avuto il culone, no? Sicuramente non un culatto Ben Affleck, però diciamo, insomma, fra la prima volta che Ben Affleck ci è andato e la seconda volta, mi sembra che questa Jennifer Lopez sia andata con molti uomini, diciamo, potenti, mica degli impotenti, dai. Insomma, lì deve essere un po', tutta marcia quella. Vabbè, comunque, contento lui, contento tutti. Anche messo, oltre ad aver assicurato il culo, anche messo per iscritto Jennifer Lopez che vuole essere scopata da Ben Affleck, anche se sta girando un film e probabilmente di sera fra un giacco e l'altro scopa un'altra, ha detto vuole essere scopata almeno 3 volte a settimana. Sì, è per questo che c'è la clonazione, no? Che poi veramente voi credete a quella stronzetta a proposito di Pasolini, Vangelo secondo Matteo, che non è stato San Giuseppe che quella notte ci ha dato dentro, quella Madonna che vergine, è stato inseminato da Dio, ma come? Cioè l'inseminazione artificiale dallo spazio, cioè è partito lo sperma, ma aveva ragione Totò, vi ricordate? Non vi ricordate, scusate. Scusate, mi stavo perdendo fra un ricordo e l'altro, ma ricordo Fellino, che mi ricordo, ho sempre voluto fare cakes. L'incipit, quel bravo ragazzo, voi non sapete un cazzo, né di cinema, né di figo, non sapete come dicono il meridione, né di sale, né di pepe. Ecco, siete insipidi. Ora, e anche non sapidi, voi non conoscete la differenza fra la sapidità, il sapere e il savoir-faire, no? Noi volevamo sapere, cioè avete presente Totò e Peppino
lì al Duomo non sapete niente, 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 non vi vergognate, svergognate. Dicevo, che la Madonna t'accompagni, che te la Madonna t'accompagni, la Madonna t'accompagni, è stato, ma voi pensate che la Madonna abbia tutto questo tempo per accompagnare tutto questo peso? Io voi scambiato, diciamo, ecco, per uno della clinica del medico dei pazzi. Avete mai visto il medico dei pazzi? Simeite, si hanno preso una di quelle cantonate, sembrano Totò di quel film. Ehi, chi fa l'ottico? È il terribile, fa l'ottico. Quello sta per come? Sto scherzando. Quello non è a posto, cocetella. Basta che sia a posto che non c'è. Comunque, questi tre piani non ho capito quella scena. Alba Rorfa, che personaggio, ma è pazza veramente. Quello vede il corvo. Non poteva rivedere la TV The Crow con Brandon Lee, che è quello, insomma. Prima che morisca, adesso c'è anche quella storia, Alec Baldwin sul set, il resto, di nuovo accusato, poveraccio. È stato omicidio colposo. Quell'altro che gli sparò, no? Quello che sparò a Brandon Lee non si è più ripreso. L'hanno preso qualche volta in qualche film, hanno detto, sto povero disgraziato. Cioè, povero, è una tragedia veramente. Cioè, come quella tragedia di Sean Penn che va a sparare proprio al miglior amico. Che cazzo c'entrava lui? Tim Robbins, Mystic River, sono cose veramente da pazzi. E quell'altro bambaccione, Kevin Bacon, che prima i Sleepers violentava tutti i ragazzini, che hanno fatto qualche marachella, ma poi. E poi gli spara nelle palle, giustamente. No, dicevo, bisogna ballare come il grande Kevin Bacon di Footloose, che sono sti vecchi rimbambiti. Stanno lì, fanno le classifiche. Secondo me è più bello questo film di Sergio Leone. Giù la testa non è poi questo filmone, però è bello. Però se paragonato a C'era una volta in West, forse preferisce C'era una volta in America. Poi c'è quell'altro che dice: secondo me non è male anche Robert Rodriguez, che è un cinema tarandiniano. Sì, perché d'altronde all'alba poi sono amici, no? Ha scritto Tarandi. C'è Once Upon a Time in Messico. Poi c'è il Sapone. Sapone. Allora. Sapone, quel che mangia Lino Bembi, il bar dello sport. Terù, va a mangiare il saponino, ma la mangia, buono il sapone. Quindi sciacquatevi la bocca prima di sparare stronzate porchette contro il falò. Altrimenti il commissario viene a casa vostra, vi sfonda il portone e vi fa il culone, anche se non è omosessuale, ve lo fa in senso, dicevo. E chiaro? Oh, chiaro su questo aspetto che è molto importante. A proposito di Sergio Leone, Carlo Vertone, che vi posso dire? Io sono ancora un sacco bella, sì, a volte diciamo sono un sacco di merda, come tutte, come tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ora vi voglio raccontare a mo' di Carlo Vattone, diciamo con questa intonazione calabrese, una parabola. Una parabola, ecco, non fate i preti, che quello lì è strabico perché lo so io. Che voi non credete a quei luoghi comuni, come diceva e cantava nella parodia di Cristicchi, no? Non è vero che insomma se si fa, cioè, io ci vedo perfettamente. D'altronde, insomma, di contraltare, insomma, tutti gli altarini, ecco. Chi è che è su Barbara Boschetta? Non ti ha fatto niente? Ora vi conviene gettare la spugnetta, mezze calzette. Voglio citare Clint Eastwood, che poi quella battuta di Rambo è copiata, no? Da per un pugno di dollari, no? Sì. Sono tutte quelle freddure, diciamo, del cinema di Sergio Leone. Quando c'è l'ispettore Callaghan. Caso Scorpio è tuo, bellissimo quel film. Ma no! No, colonnello. Che cos'è? Sergente, capo, siamo uomini, caporale. Trotman, non sono venuto a salvare Rambo da voi, ma voi da lui. E quello rimane come uno stronzone. Cioè, si fa anche la risata. Ma quello è un povero panzone. Avete visto il film Gladiatore? Ovviamente. I gladiatori della strada, lì c'è Brian Denny che poi avrebbe recitato anche con Al Pacino, diciamo, una parte sempre dello sceriffo Dukakis, no, del capo della polizia, il Righteous Kill, Al Pacino e Robert De Niro, non sapete niente, ho detto, voi non sapete niente.
e non sapete proprio di niente. Siete esseri insulsi, ma che cazzo che andate a fare? C'era la barzelletta. Allora, c'è un napoletano che va dal medico, sarà uno di questi psichiatri cazzo, e chiede: ma adesso sto bene, ma guardi, mi vorrei fare una domanda. Prego, 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 mi dica, faccio questa domanda. Io non fumo, non mi drogo, non bevo e non scopo. Posso gabbare fino a 100 anni? E anche di più. Sì, però che cazzo gabba fa? Ebbene, amici, fratelli.